Cardinale, vieni, adesso mangiamo il pollo. Torniamo con noi sempre Gelagia Italia. Io sono Brocian e Graziella. Nonna Graziella. Oggi cosa faremo, nonna? Facciamo il pollo alle erbe, pollo alle aromatiche, alla ricetta italiana. Italiana. Vediamo dopo cosa cosa ci possiamo vuoi fare fare. e qual è la ricetta. Qual è la ricetta? Allora, fra poco. Timo, la menta, rosmarino, rosmarino, la salvia, l'ariosto, ok, con tutte le spezie, tutte le spezie, e chiodi, chiodi di garofano, garofano, ok, pepe sale, un po' di olio di oliva, ok. olio semi o oliva, e vino bianco o birra, e si mette tutto, si spezza tutto bene, piccolo, Sì. a pezzettini, aglio, Ok. si mette tutto sopra il pollo, una bella cosa di olio, un po' di burro, e si inforna in forno per 180 gradi per circa 2 ore, Ok, finché si perfetto. rosola bene. Ok, perfetto. Allora, ci procediamo? Procediamo. Andiamo. Da Massacchia, Massacchia, tu, nene, italiana. Nah, kebetulan yang masak nenek yaitu menunya menu Italia. Jadi bagaimana enaknya menu yang dimasak oleh nenek tadi, ayam panggang berserta kentang panggangnya. Langsung aja kita menuju ke dapur bersama keluarga-keluarga di Italia. Yuk. Adesso il pollo è pronto. Wow. Lo mettiamo in tavola. Ciao. Mettiamo in tavola, prendiamo il contorno, le Un attimo. Wow. patatine e buon appetito. Grazie, nonna. Ok, this is chicken, pollo, fatto la nonna. Patate Patate. al forno. Al forno. E queste lesse. Con l'erba cipollina e pepe E olio. e olio. Un po' di ti vorrei mettere un po' di aceto. E qua c'è un vitello. C'è il vitello. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Il vitello è sacro. Ci sono ancora tutti. Ma tu non ti fai un po' di pollo? Ah. Per te un po' di pollo non te lo mangi mai. Ecco, in quest'ora Ramadan comincia a mangiare. Che ne sono? Le 8. Le 8. Un mese di Ramadan. Mamma mia.
Io non so se mangiare, Gianna. No, non è che è proprio senza mangiare, l'ho fatto apposta. Poi tutto il giorno, la pasta la mangio. Solo alla sera? Quando comincia... Calma, comincia meglio. Sì. Si bravi, perché niente, non stiamo una giornata di semaia. Niente bene. Parliamoci di piatti, finito. 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 Buono. Buono, buonissimo. È rimasto un po' di succo. Un po' di succo. E dopo, Gigi, non la... Allora, facciamo una valutazione, comincia da Aurora. Valutazione, che ne dici? A me è piaciuto tanto, veramente molto buono. Devo dare un voto? Voto per lo sciassi. 10, nonna. 10? 10. 10, ok. A me, allora, il pollo è uno dei nostri comunque piatti tradizionali, cucinato così, lo mangio fin da piccolina, quindi mi piace tanto. Questo poi è particolarmente buono, gustoso, la nonna dice di casata, quindi coltivato, allevato in maniera naturale. Buonissimo, voto 9,5. 9,5. Allora, secondo me il pollo... Vabbè, abbiamo mangiato il pollo, come solito. Il pollo è buono, buono, e però il vuoto, diciamo, 9. 9 il pollo della mamma. Buono. Vai. E... si vede? No, la testa. lo mangiamo tante volte perché appunto fa parte della nostra cucina. Il pollo al forno è arrostito al punto giusto con le patate arrosto. Buono, ma io il voto glielo do 8. Normale. 8. Boh. Sì. Oh, Sofia. No, invece io non sono concorde a questo. Per me è buonissimo il pollo, infatti, come dice Tecla, lo mangiamo da quando siamo piccole, e poi questo è veramente, secondo me, eccezionale, quindi 10 è il mio piatto preferito. Esatto. Perché 10. Lo fa la nonna, perché lo fa la nonna. Okay. Sì, è un nonna, che ne dici? Allora dal 10 9,5, 9, 8, 9. C'è un buon punteggio, di media 9. Okay. Va bene. Vuoi dirgli? No, sono i ragazzi in Indonesia, venite a mangiare il pollo, cosa dico io? Ti guardano tutto il mondo, Ora, allora, ragazzi, quando fate il pollo in italiano, il pollo italiano, ricordatevi di me. Grazie. Allora, ci salutiamo per tutti quanti il nostro subscriber in tutto il mondo, così continuiamo a fare delle video della nostra famiglia per voi ragazzi in tutto il mondo. Allora, noi siamo Gelagia Italia da Aurora, Tecla, Brocian, Alessia, Graziella, Sofia. Ci salutiamo tutti e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Ciao.